c'è un legame più forte che mai, e per dire che al di là dell'Académie des Sciences, tra la Francia e l'Accademia dei Lincei, c'è una relazione di vicinanza geografica, ovviamente, ma anche di amicizia, e sappiamo che manca il ponte sul Tevere che doveva collegare l'idea di Michelangelo, che doveva collegare fino a Farnesina a Palazzo Farnese, ma questo ponte in amicizia e in unità di intenti c'è e questa è la cosa più importante. Grazie. Grazie, merci. Allora adesso è per me un onore. E se voi guardate il manifesto, qui ci sono tre enti in gioco. Ci sono i Lincei, c'è l'Accademia di Scienze, oltre all'ambasciata di Francia, ed è appunto il presidente dell'Accademia delle Scienze, traduco bene in italiano, il presidente dell'Accademia delle Scienze della Scuola Normale Superiore di Lyon, eminente ingegnere fisico, e noto scienziato, e quindi do volentieri la parola a lui per proseguire nei nostri lavori. Grazie. Grazie mille. Je m'excuse. Mi scuso innanzitutto perché mi esprimerò in francese. Vorrei tanto farlo in italiano perché adoro l'Italia e la lingua, ma il mio italiano non mi permette di esprimermi in questa lingua. Vorrei, signori presidenti, signor ambasciatore, vorrei dire fin per l'Accademia delle Scienze quanto è importante essere qui oggi, riprendere questi scambi, questi eventi lanciati qualche anno fa. E sappiamo che sono stati interrotti per la pandemia, non abbiamo potuto continuare questi scambi negli ultimi 2 anni. Per fortuna le cose stanno andando meglio. Tecnicamente, ieri sera abbiamo firmato il rinnovo della convenzione fra l'Académie des Sciences, l'Accademia dei Lincei e l'Ambasciata di Francia, proprio per riprendere questi incontri. Approfitto quindi per ringraziare l'Accademia dei Lincei e l'Ambasciata di Francia e spero che a partire dall'anno prossimo potremo riprendere i nostri scambi. In effetti per noi è molto importante e opportuno perché il collegamento fra l'Académie des Sciences e l'Accademia dei Lincei sono molto antichi, devono essere rafforzati, abbiamo membri comuni, abbiamo l'estrema orgoglio di avere fra i nostri membri il professor Parisi che ha appena vinto il premio Nobel. Purtroppo oggi non è qui con noi, ma speriamo di incontrarlo presto per festeggiare come si deve questo premio. E ci sono altri membri dell'Accademia che sono membri dei Lincei. Abbiamo tante cose da costruire insieme. Signor ambasciatore, come ha detto lei, quello che succede fra le accademie riguarda anche i paesi, ma voglio anche sottolineare il lavoro stupendo realizzato da Roberto Antinelli e Giorgio Parisi in occasione del G20 politico che è appena finito, preceduto da alcuni altri eventi, l'S20, la riunione dell'Accademia delle Scienze dei Paesi del G20, una riunione finale è stata a settembre, quindi ero già venuto qui in questa sala a settembre per partecipare a questa riunione. Avevamo lavorato su testi volti a dirci come prepararci a future pandemie e come gestire il post-Covid. L'Accademia dei Lincei ha pilotato questo lavoro e oggi credo che dobbiamo guardare il futuro e pensare il post-Covid nei nostri rapporti internazionali fra l'Italia, la Francia, ma anche gli altri paesi europei e fare la scienza insieme, come dice il titolo dei nostri convegni. Il motto di queste riunioni che daranno luogo a nuovi eventi futuri. Sono davvero compiaciuto di avere il professor Tarascon che ci parlerà di chimica e transizione energetica e ancora una volta voglio ringraziare i nostri anfitrioni e augurare il meglio per i nostri incontri futuri e per quello odierno. Grazie, professor Flangin.
è ora adesso di entrare con le mani in pasta nei lavori della, che sono annunciati, e quindi tocca al professor Gianfranco Pacchioni, ordinario di chimica generale inorganica a Milano Bicocca, a Linceo, a introdurre gli oratori. E quindi c'è un cambio di sedie. Quindi praticamente credo che sarebbe bene che il professor Tarascon e il professor Prato vengano a prendere il mio posto e a seguire la direzione. Perfetto, bene. Niente, io sono Gianfranco Pacchioni, sono un chimico, quindi ho sono il piacere di introdurre gli oratori di oggi e non c'è dubbio che la chimica svolga un ruolo centrale nella transizione energetica. Oggi vedremo un po' più in dettaglio come e perché. Il primo oratore nel programma è il professor Maurizio Prato, che introduco brevemente. Maurizio Prato ha studiato a Padova e poi è andato negli Stati Uniti, prima a Yale e poi all'Università di Santa Barbara, e, dove è rimasto un paio di anni, e poi è tornato in Italia a Trieste, dove è professore ordinario già da molti anni, e membro dell'Accademia dei Lincei dal 2011, ha avuto numerosi premi, ne ricordo qui solo un paio, ha avuto il Grant ERC, diciamo, due volte, ed è anche, diciamo, varie lauree honoris causa, numerosi award, ed è un esperto internazionale riconosciuto a livello mondiale di nanostrutture di carbonio applicate in medicina e ovviamente anche in produzione di energia. Prego Maurizio. Sì. Monsieur l'ambassadeur. Signor ambasciatore, signor presidente dell'Académie des Sciences, professor Antonelli, professor Aquilanti, dell'Accademia e partecipanti, è un grande piacere oggi essere qui a discutere di questi argomenti così importanti. E quello di cui parleremo oggi è una preoccupazione molto grande per il futuro del nostro pianeta. E proprio in questi giorni si svolge il COP26, che è una riunione patrocinata dalle Nazioni Unite per trovare soluzioni ad alcuni problemi importanti, soprattutto il cambio climatico. Cambio climatico che è legato fondamentalmente a quello che chiamiamo effetto serra. Di fatto ci sono dei gas, cosiddetti gas serra, che attorno alla Terra impediscono al calore di diffondersi nell'universo e quindi rimane sulla Terra, e tra questi gas serra i principali responsabili sono l'anidride carbonica, la CO2 e il metano. Proprio alcuni giorni fa, c'è stata anche la riunione dei G20, i 20 paesi più importanti, più pesanti, insomma, del mondo, e qui possiamo vedere Draghi e Macron al centro della foto, che li ritrae davanti alla Fontana di Trevi. E una delle conclusioni più importanti a cui sono arrivati i G20 è stato che per risolvere almeno in parte il problema dell'eccesso di anidride carbonica è necessario piantare 1.000 miliardi di alberi nei prossimi 10 anni.
Quindi diciamo, qui si tratta di aiutare la terra ad aiutare il nostro popolo che ha così mal ridotto il nostro pianeta. Praticamente piantando degli alberi e trasformando la terra in una in un grande bosco, noi possiamo sperare di consumare l'anidride carbonica attraverso il processo della fotosintesi, in cui l'anidride carbonica, grazie all'acqua, è trasformata in ossigeno e zuccheri. Questo ovviamente avviene attraverso il processo della fotosintesi e quindi con l'aiuto della luce del sole. Per quelli che volessero capire come e perché la CO2 è così importante e come potrebbe essere utile, raccomando questo libretto di Gianfranco Pacchioni, il nostro chairman di oggi pomeriggio. È un libro piccolino, però molto interessante, che spiega anche, tra le altre cose, come i chimici possono aiutare a smaltire la CO2. La CO2, attraverso delle trasformazioni chimiche, può essere trasformata in prodotti chimici utili come il metano, l'etilene, l'acido formico e anche il metanolo. Questo può avvenire attraverso un processo che è analogo alla fotosintesi. Abbiamo in questo diagramma, vediamo che la fotosintesi naturale parte da acqua e anidride carbonica per formare carboidrati e ossigeno in una reazione che è sfavorita dal punto di vista energetico, ma che viene aiutata dalla luce solare e dall'uso di catalizzatori che sono presenti all'interno delle foglie. In laboratorio noi possiamo utilizzare lo stesso approccio attraverso l'uso di fotocatalizzatori per trasformare l'acqua e l'anidride carbonica in metano, metanolo, e possiamo anche cercare di dividere l'acqua nei suoi componenti, che sono idrogeno e ossigeno. Quindi questo è un processo in cui l'acqua, che è composta da ossigeno e idrogeno, viene divisa nei suoi componenti. L'uso dell'idrogeno può essere una delle soluzioni ai cambiamenti climatici, perché l'idrogeno insieme con l'ossigeno brucia per dare può dare acqua attraverso una reazione fortemente esotermica, cioè una reazione che produce molta energia e che può essere utilizzata appunto per risolvere tanti problemi. Il problema della divisione dell'acqua nei suoi componenti non è nuova. Nel 1874, questo piccolo omaggio ai nostri colleghi francesi, Jules Verne, nell'Île Mystérieuse, aveva già scritto che l'acqua potrebbe essere il carbone del futuro una volta che si sia stati capaci di dividere l'acqua nei suoi componenti. Ed ecco come Katsunari Domen, che è un bravissimo chimico giapponese che si occupa di questi argomenti, vede lo sviluppo della civiltà basata sull'idrogeno, in cui una fabbrica di idrogeno solare che divide l'acqua in idrogeno e ossigeno, l'idrogeno che viene prodotto e che ha origine dall'acqua appunto che è presente in natura, l'idrogeno può essere utilizzato come vettore pulito per autoveicoli o anche per produrre elettricità nelle celle a combustibile. Dopodiché ci sono anche altre possibilità, cioè l'idrogeno potrebbe anche essere utile per fare andare avanti delle industrie chimiche. Ora, se noi guardiamo nel dettaglio la struttura chimica dell'acqua, vediamo che l'acqua è formata da un atomo di ossigeno e due atomi di idrogeno. Il legame ossigeno-idrogeno è molto forte, ma può essere rotto, e una volta che sia rotto, i due atomi di idrogeno possono unirsi fra di loro per formare una molecola di idrogeno, che è appunto un vettore energetico estremamente potente, ha un altissimo contenuto di energia per unità di massa, visto che la massa è molto piccola, e
Oggi come viene prodotto l'idrogeno? Anche oggi l'idrogeno, voi sapete che i razzi che vanno nello spazio sono a propulsione di idrogeno proprio sfruttando la forte energia dell'idrogeno. Oggi l'idrogeno viene prodotto attraverso un processo che viene chiamato steam reforming. È un processo che avviene ad altissime temperature, vedete 700-1100 gradi, consumando metano e quindi producendo, vedete anche qui, anidride carbonica. Cioè questo processo per produrre idrogeno ha bisogno di energie estremamente alte e anche produce anidride carbonica. Quindi non è assolutamente un processo pulito, anzi è un processo altamente inquinante. Allora, l'idrogeno, se si riuscisse a farlo in maniera pulita, l'acqua potrebbe essere divisa in idrogeno e ossigeno, i quali dopo possono essere combinati per produrre una reazione altamente energetica che come prodotto finale dà luogo soltanto ad acqua e quindi un processo assolutamente inoffensivo. Pensate che se noi riuscissimo a scindere l'acqua di una piscina olimpionica, noi riusciremmo a produrre 4 volte l'energia necessaria oggi per fare andare il mondo. Il processo di divisione dell'acqua nei suoi componenti è un processo estremamente difficile, è un processo che avviene con gran consumo di energia e può essere fatto in diversi modi. Per esempio, il modo più banale è l'utilizzo di una differenza di potenziale per dividere l'acqua in ossigeno e idrogeno. Vedete che applicando una batteria a una soluzione di acqua è possibile generare i gas che vengono raccolti in queste provette. Vedete, qui è un processo estremamente semplice. Però qual è il problema? Il problema è che comunque dobbiamo consumare energia per produrre idrogeno e ossigeno e questa energia è molto superiore a quella che si libererebbe dopo utilizzando l'idrogeno che si produce. Quindi questo è un processo difficile, svantaggioso, che in qualche maniera bisogna aiutare. Allora, se noi guardiamo come è fatta una pila e come è fatto un impianto per elettrolisi, vediamo che abbiamo i due elettrodi dove da una parte si sviluppa idrogeno e dall'altra si sviluppa ossigeno. Allora, se noi riuscissimo a cambiare gli elettrodi, a modificare gli elettrodi in maniera tale che il processo avviene a potenziali più bassi e quindi con minore energia, questo potrebbe portare a uno sviluppo di idrogeno con meno impiego energetico. Questo noi l'abbiamo fatto in laboratorio in collaborazione con il professor Paolo Fornasiero. Vedete, noi prendiamo delle nanostrutture di carbonio, che vedremo fra un attimo cosa sono, depositiamo il catalizzatore, in questo caso palladio su biossido di titanio, e questo elettrodo modificato abbassa notevolmente l'energia necessaria e quindi è possibile ridurre l'acqua a idrogeno attraverso l'uso di questi elettrodi modificati. Dall'altra parte abbiamo bisogno di ossidare l'acqua, anche qui abbiamo bisogno di un catalizzatore. Questo catalizzatore viene preparato nel laboratorio di Padova della professoressa Marcella Bonchio e quindi abbiamo 2 elettrodi modificati in cui abbiamo introdotto in entrambi i casi delle nanostrutture di carbonio. Cosa sono queste nanostrutture di carbonio? Sono dei composti che sono formati da atomi di carbonio, esclusivamente atomi di carbonio, come sono il diamante e la grafite. Infatti anche queste vengono chiamate forme allotropiche del carbonio, perché sono formate esclusivamente da atomi di carbonio. Tra queste strutture mi soffermo un attimo sui nanotubi di carbonio. Come vedremo fra un attimo, i nanotubi di carbonio sono delle strutture filiformi con proprietà particolari. La proprietà forse più interessante, perlomeno per quanto riguarda queste applicazioni di questi composti, è che hanno
una facilità enorme a trasportare elettroni, quindi quello che si chiama trasduzione elettronica. Gli elettroni possono passare attraverso queste superfici di nanotubi di carbonio in maniera estremamente semplice in interfacce, come per esempio in questo caso, dove vediamo acqua e gas. Gli elettroni possono passare molto più facilmente attraverso queste superfici. Allora, i nanotubi di carbonio sono delle strutture estremamente sottili, vedete, in pratica sono 50.000 volte più piccole di un capello umano e quindi siamo nel campo dei nanometri. Il diametro dei nanotubi è circa un nanometro, la lunghezza è di alcuni micron. Le proprietà più importanti di questi materiali è che sono molto resistenti dal punto di vista meccanico, ma soprattutto sono interessanti dal punto di vista elettronico perché possono essere semiconduttori o metallici. E queste sono proprio le proprietà che più ci interessano nello sviluppare questi elettrodi modificati. Allora, il catalizzatore che andremo a depositare sui nanotubi di carbonio lo chiamiamo ruthenio POM, perché appartiene alla classe dei cosiddetti poliossometallati, in cui il ruolo fondamentale viene svolto dall'atomo di rutenio. L'atomo di rutenio, che qui vediamo evidenziato, abbiamo 4 atomi di rutenio che hanno lo stato di ossidazione 4, è necessario ossidare 4 atomi di rutenio a rutenio 5 in modo da poter ossidare l'acqua a ossigeno. Quindi abbiamo fatto, il gruppo della professoressa Bonchio ha utilizzato un ossidante forte come il cerio, è stato ossidato il rutenio in questi catalizzatori e qui si può vedere lo sviluppo di ossigeno che si produce con delle frequenze e dei cicli molto molto buoni, vedete 500 e 450 volte all'ora. Però non si possono preparare degli elettrodi modificati con questo catalizzatore direttamente, perché se noi lo mettiamo sull'elettrodo, questo catalizzatore è solubile in acqua e quindi se ne va. E quindi è necessario preparare degli elettrodi modificati su cui attaccheremo questi catalizzatori. Siccome il catalizzatore ha delle cariche negative sulla superficie, esattamente 10 cariche negative, noi possiamo modificare i nanotubi di carbonio ponendo delle cariche positive e quindi per attrazione elettrostatica possiamo pensare di immobilizzare questo catalizzatore. Abbiamo preparato dei nanotubi di carbonio modificati con tante cariche positive e quello che abbiamo fatto, abbiamo appunto ottenuto questi nanotubi di carbonio che attirano per forza elettrostatica le strutture del catalizzatore, questo rutenio POM. Attraverso tecniche di microscopia elettronica noi possiamo vedere i nanotubi di carbonio, che sono queste strutture tubolari, con il catalizzatore, che sono queste macchie nere, e possiamo anche mappare gli elementi sulla superficie degli elettrodi, dei nanotubi, anche attraverso il loro colore. Vedete, si può visualizzare il carbonio, il tungsteno e il rutenio. Attraverso tecniche ancora più sofisticate è possibile individuare, vedete, ad altissima risoluzione è possibile identificare anche la struttura individuale del catalizzatore sulla superficie del nanotubo. Adesso possiamo preparare gli elettrodi modificati su cui abbiamo depositato i nanotubi di carbonio con il catalizzatore. Vedete, possiamo applicare una differenza di potenziale e quindi avremo da una parte lo sviluppo di ossigeno e dall'altra parte lo sviluppo di idrogeno. L'elettrodo si può analizzare anche attraverso delle misura di microscopia elettronica, qui possiamo vedere le strutture tubolari sono i nanotubi di carbonio e quello che salta evidente è che la struttura è molto porosa e quindi l'acqua può entrare nei pori e venire ossidata a ossigeno. Attraverso appunto questi cicli di corrente, di differenza di potenziale, noi possiamo aumentare la differenza di potenziale e vediamo
che a un certo punto c'è uno sviluppo di corrente, vedete, a 1 e 2 volt, 1 e 3 volt abbiamo un considerevole sviluppo di corrente. Vi ricordo che in condizioni normali, per ossidare l'acqua, abbiamo bisogno di 2 volt circa per ossidare l'acqua. Possiamo anche, attraverso queste misure di rilevamento dell'ossigeno, c'è un elettrodo particolare che può rilevare l'ossigeno, e vedete, questi sono dei picchi di ossigeno che sono molto regolari, che si sviluppano dopo l'applicazione della differenza di potenziale. Quindi abbiamo preparato l'anodo, cioè la parte negativa la parte positiva dell'elettrolisi. Per preparare il catodo abbiamo bisogno di modificare ancora i nanotubi di carbonio. Questi li modifichiamo attraverso l'inserimento di una copertura di biossido di titanio che incorpora metalli nobili. Praticamente possiamo preparare biossido di titanio, biossido di zirconio, biossido di cerio, e come metalli possiamo utilizzare il palladio e il platino. Questa ricerca, che viene effettuata in collaborazione con il professor Paolo Fornasiero all'Università di Trieste, mostra che è possibile, questi sono i nanotubi di carbonio inizialmente, vengono ricoperti con questi strati di biossido metallico, e vedete che la microscopia elettronica ci aiuta a vedere che appunto li abbiamo coperti completamente. E anche qui possiamo vedere come in questo caso il biossido di cerio ricopre la struttura dei nanotubi, e attraverso delle altre metodologie, insomma, noi siamo chimici, quindi effettuiamo reazioni chimiche, è possibile depositare biossido di titanio, che contiene nanoparticelle di palladio, sulla superficie dei nanotubi di carbonio. Attraverso ancora le misure di microscopia elettronica possiamo vedere la struttura dei nanotubi, e possiamo anche vedere la struttura tridimensionale, in una ricostruzione, la struttura tridimensionale dei nanotubi su cui è stato depositato uno strato di biossido di titanio. Quello che succede è che il biossido di titanio attira le molecole di acqua, e dopo i protoni vengono ridotti a idrogeno dalle nanoparticelle di palladio. Attraverso questi grafici si può vedere che la riduzione dell'acqua a idrogeno in presenza di nanotubi di carbonio avviene con potenziali di 200 millivolt inferiori rispetto a quelli senza i nanotubi di carbonio, con il solo catalizzatore metallico. E quindi è evidente che i nanotubi di carbonio aiutano il trasferimento elettronico e abbassano il potenziale, quindi l'energia necessaria per far avvenire il processo. La frequenza con cui questi processi avvengono diventa 200 volte più grande quando ci sono i nanotubi di carbonio. E quindi, diciamo, il ruolo dei nanotubi di carbonio è proprio quello di trasportare gli elettroni e di facilitare questi processi elettronici. Però c'è un problema, nel senso che abbiamo detto che questi sono processi elettrochimici, quindi noi abbiamo bisogno di fornire energia, anche se in realtà dobbiamo fornire meno energia di quella necessaria con le batterie normali, perché abbiamo modificato gli elettrodi. Però se vogliamo proprio essere più vicini al processo naturale, abbiamo bisogno di utilizzare la luce come fonte di energia, la luce del sole. Quello che succede nella fotosintesi artificiale è un processo in cui noi abbiamo l'assorbimento di luce attraverso degli assorbitori di energia, che dopo portano dei trasferimenti elettronici, per cui da una parte l'acqua si ossida a ossigeno e dall'altra i protoni si riducono a idrogeno molecolare. E la struttura la struttura fotosintetica è stata studiata
alcuni anni fa da questi ricercatori che poi hanno avuto il premio Nobel per aver determinato la struttura dei centri fotosintetici. Di fatto ci sono dei raccoglitori di energia che convergono dopo l'energia in quello che viene chiamato il centro di reazione. E se guardiamo nel dettaglio, soprattutto guardate questa parte qui in basso a destra, vediamo che i centri di reazione sono fatti in questa maniera. C'è quello che viene chiamato il light harvesting, cioè le antenne che catturano la luce e la convergono, la portano proprio all'interno del centro di reazione. Allora, se noi vogliamo riprodurre in laboratorio una struttura di questo genere, abbiamo bisogno di un catalizzatore nel centro di reazione e di un'antenna, cioè un fotosensibilizzatore. Nel nostro laboratorio abbiamo messo a punto un sistema catalitico fatto in questa maniera. Un catalizzatore che è il rutenio POM che abbiamo visto prima, un fotosensibilizzatore che è questo composto organico che chiameremo PBI, cioè perilene bisimide, e un agente sacrificale, questo in realtà serve soltanto per chiudere il ciclo. Qui possiamo vedere che il sensibilizzatore ha delle cariche positive e questo serve per mandarlo per attrazione elettrostatica sul catalizzatore che, come ricordiamo, è carico negativamente. Allora, quello che ci aspettiamo è che 5 unità di fotosensibilizzatore vadano a neutralizzare le 10 cariche del catalizzatore e che si formi una struttura che tutto sommato somiglia molto al sistema naturale e che abbiamo chiamato quantasoma artificiale, perché diciamo, il quantasom è la struttura più piccola fotosintetica formata appunto dal fotosensibilizzatore e dal centro di reazione. Quindi il processo che noi vogliamo sfruttare è questo: mandiamo la luce su questo fotosensibilizzatore, questo cattura la luce e nello stato eccitato ossida il rutenio POM, il quale poi ossida l'acqua ossigeno. Per poter chiudere il ciclo abbiamo bisogno di riossidare questo che si è caricato negativamente, quindi lo dobbiamo riportare allo stato neutro e qui ci mettiamo questo. Però nel momento in cui prepareremo i fotoelettrodi non avremo più bisogno del persolfato. Attraverso delle misure sofisticatissime di raggi X al sincrotrone fatti con il gruppo di Heinz Hamenisch, abbiamo visto che la distanza fra i centri è di 1,6 nanometri, quindi i quantasoma si mettono uno vicino all'altro e anche la distanza verticale è di 2,3 nanometri. Questi dopo si aggregano per formare strutture più complesse e quindi c'è un ordine gerarchico che andiamo a rispettare. Di fatto, diciamo, noi abbiamo il catalizzatore che è carico 10 volte meno, le PBI che sono 2 volte più e quindi con 5 per 2, 10, abbiamo 5 PBI intorno al catalizzatore. Lo possiamo semplificare in questa forma, con questo cartoon. Questo si aggrega per formare delle strutture via via più complesse e alla fine quello che ci dicono i raggi X è che noi abbiamo una struttura fatta in questa maniera, a strati, con circa 10 nanometri di altezza, 50 nanometri di lunghezza, con distanze interplanari di 2,3 nanometri. Questa struttura, vedete, è molto simile alla struttura della membrana del cloroplasto, che è dove in natura avvengono le reazioni della fotosintesi naturale. Allora, se noi prendiamo il nostro sistema e lo mettiamo in acqua insieme col persolfato, vediamo che se irradiamo abbiamo un passaggio di corrente e mentre al buio non succede niente. Quindi il complesso del quantasoma è stato depositato su degli elettrodi di ossido di tungsteno nanostrutturato
che ci fa vedere che noi abbiamo lo sviluppo di corrente solo con la luce. Se noi paragoniamo questo sistema con i sistemi diciamo allo stato dell'arte nello sviluppo di elettrodi, fotoelettrodi, vediamo che ci sono sistemi in cui si utilizza il rutenio trisbipi, l'unità fotosintetica naturale depositata su un elettrodo. Vedete che il nostro sistema, che è questo, ha un'efficienza superiore rispetto agli altri. Ovviamente questo 1,3 significa che 1,3%, nel senso che solo l'1% di fotoni porta poi alla produzione di ossigeno. Quindi diciamo siamo ancora molto indietro, il processo non è ancora effettivamente funzionale, però diciamo questo è un sistema che potrebbe poi portare dei frutti. Quindi in conclusione possiamo dire che abbiamo preso dalle nanoscienze e dalla chimica, che sono due scienze estremamente interdisciplinari, al confine con varie altre discipline, le abbiamo messe insieme per poi produrre quello che possiamo chiamare la foglia artificiale, che partendo dall'acqua produce idrogeno e ossigeno, e soprattutto idrogeno come potenzialmente combustibile pulito. Questo è il mio gruppo di ricerca, e questi sono, soprattutto desidero ringraziare il professor Fornasiero e la professoressa Bonchio, con cui collaboriamo ormai da tanti anni, e ringrazio voi per la vostra attenzione. Bene, molto prestigioso l'ENI Award, che diciamo viene rilasciato ogni anno dall'ENI, Compagnia Petrolifera Italiana, e poi Cavaliere della Legion d'Onore in Francia. Quindi abbiamo l'occasione di sentire un vero esperto su quello di cui si parla molto oggi sui giornali, diciamo lo stoccaggio di energia con le batterie. Prego, okay. Merci. Ok. Buongiorno a tutti, signor ambasciatore, signori presidenti della Accademia Nazionale dei Lincei, dell'Accademia des Sciences, signore e signori, è un piacere essere con voi in questo luogo tanto prestigioso, e vorrei ringraziare il suo presidente, nonché Roberto Antonelli, per avermi proposto di prendere la parola nell'ambito di questo incontro e di parlarvi di un progetto tanto importante come quello dell'energia e dello stoccaggio elettrochimico. Effettivamente le batterie sono fra le preoccupazioni quotidiane, sono citate in tutti i giornali e ci portano a interrogarci sui loro limiti, nonché sulle loro prestazioni. Ebbene, cercherò di parlarvi appunto di questi problemi. In questi 40 minuti cercherò di mostrarvi con dei risultati tangibili quanto accade. A questo proposito, la mia relazione è strutturata come segue. Ci sarà una introduzione in cui vi presenterò il ruolo delle batterie nella tradizione energetica. Parlerò del loro funzionamento, dei loro principi, ma anche degli attori dello sviluppo. Poi descriverò scienza e innovazione a livello delle batterie, una sorta di gioco di ping pong tra la chimica e l'applicazione, vedere come si può rendere questo sistema più denso, come assicurare le compatibilità e come far fronte al problema del riciclaggio. Dopodiché chiuderò con delle conclusioni personali. Innanzitutto cominciamo col dire che si nutre una grossa speranza di poter sostituire le energie fossili
con le energie rinnovabili, quelle che provengono dal sole, dal vento e così via. Queste energie sono in quantità enormi. Per esempio il sole può produrre 10.000 volte di più delle energie di cui abbiamo bisogno sulla Terra. E grazie ai progressi scientifici abbiamo ottenuto dei rendimenti importanti delle cellule fotovoltaiche, a tal punto che oggi il costo della fattura è di 3 centesimi di dollaro. Naturalmente c'è un punto debole, lo vedete su questo grafico. Vedete la potenza di un pannello solare in 1-2 ore, vedete che ci sono differenze di potenza. Il problema sarà quello di eliminare queste differenze e a questo scopo bisognerà fare accumulo. La prima idea che ci viene in mente è di avere un sistema di accumulo semplice, cioè quando il sole brilla, quando il vento soffia, utilizzare l'energia per riempire questo serbatoio. Poi se voglio fare una doccia basta che giri il rubinetto, posso recuperare l'energia. Questa è una dimostrazione evidente di tutto ciò che viene fatto oggi in Cile. Si tratta del progetto di Valhalla. Si usa un roccione molto alto per produrre elettricità. Questi bacini che poi tramite turbine possono riprodurre questa elettricità. Diciamo che il rendimento è molto interessante e il costo molto basso. È un'ottima soluzione, ma ci sono dei limiti. Ora, qual è l'alternativa? È semplicemente quella di usare la chimica e vedere come è possibile convertire energia chimica in energia elettrica. Lo possiamo fare grazie a batterie, perché si tratta di elettrodi, di elettricità, e quindi abbiamo lo stesso vettore. Ci sono stati progressi considerevoli negli anni in questo campo, con nuove tecnologie che ogni 20-30 anni vengono alla luce. Si è iniziato con il piombo, con il nickel, poi il litio, gli ioni di litio, che è il grosso progresso degli ultimi anni. Che cos'è questa batteria al litio? La utilizziamo tutti, abbiamo due elettrodi, due materiali inorganici immersi in un'elettrolita che ha la proprietà di trasportare gli ioni di litio. E quando colleghiamo il polo positivo a quello negativo dell'accumulatore otteniamo queste curve. Cosa è importante per noi è sapere che la superficie corrisponde alla densità di energia che ci permetterà di parlare a lungo sul nostro telefonino. Come la calcoliamo? Non è difficile. Dobbiamo considerare il potenziale e la capacità. Cerchiamo di utilizzare questi due parametri, appunto, la cui origine è questa. Il potenziale è la coppia redox, la struttura del materiale, e poi la capacità invece è semplicemente il numero di lacune che abbiamo in questo materiale ad elettrodi in cui il litio si inserisce. Quindi questa è la batteria a ioni di litio, batteria al litio. Se andiamo a guardare adesso i progressi realizzati, i progressi sono stati tanti nella ricerca sulle batterie, però non si è riusciti a aumentare molto le capacità. In 150 anni in realtà la densità energetica è soltanto raddoppiata, però grazie a questa nuova tecnologia è triplicata negli ultimi 20 anni. Come vediamo, siamo lontani ancora dalla legge di Moore, che dice che nel campo dell'accumulo delle informazioni si può raddoppiare le capacità di un nuovo chip elettronico in pochi anni. Possiamo dire che in effetti
che cosa possiamo raggiungere come risultati attraverso le batterie. Facciamo un semplice calcolo, siamo lontani dall'obiettivo, immaginiamo che di seguire la legge di Moore, raddoppiamo la capacità. In questo caso l'energia di un kilowatt di batteria è l'equivalente dell'energia della prima bomba atomica. Se continuiamo a fare questo ragionamento arriva a dire 150 kg di batteria che basta a alimentare l'umanità per un'ora. E nel 2006 un chilogrammo di batteria alimenterebbe l'umanità per 50.000 anni. Quindi vediamo che c'è qualche problema. Qual è il problema? È che purtroppo tutti questi progressi sono limitati dalla chimica. Utilizziamo quindi dei legami chimici con due o tre elettroni, non di più. Questo è il problema. Perché si sono evolute negli anni. La tecnologia al litio, se guardiamo l'albero genealogico, vediamo che è iniziata nel 49 e nel 2000 siamo arrivati qui con materiali misteriosi, dei composti particolari. Questi progressi comunque sono fenomenali e hanno portato al fatto che la tecnologia abbia ricevuto il Nobel nel 2019 a questi tre personaggi, Goodenough, Whittingham e Akira Yoshi. Per cui, quali sono questi composti che questi tre scienziati hanno creato? Sono indicati qui, lamellari, che ci riportano alle prime ricerche delle batterie al litio. Abbiamo gli strati lamellari separati da ioni che ci portano a componenti invece molto più semplici. In questo caso abbiamo gli ioni litio che sono, diciamo, la crema in giallo su questo pasticcino. Negli ultimi 25 anni la chimica solida ha cercato di operare delle sostituzioni fra il cobalto e il manganese. Oggi come oggi molti laboratori mondiali lavorano su questi materiali in cui si cerca di ridurre il tasso di cobalto per problemi di etica, di geopolitica anche, perché questi minerali sono estratti in Congo. Come sapete è un paese in grandi difficoltà, ecco perché si lavora appunto con materiali diversi. Oggi il composto utilizzato nelle macchine elettriche è al 60% cobalto, 20% nickel e 20% manganese. Naturalmente ci sono altri composti che vediamo qui, NCA, sostituzione ad alluminio per esempio. Queste evoluzioni scientifiche sono importanti, ma questo è un campo in cui comunque l'economia svolge un ruolo altrettanto importante. Una persona che davvero merita di essere riconosciuto è Elon Musk, naturalmente. Elon Musk che nel 2015 ha praticamente detto per primo: dobbiamo dare energia a tutti i cittadini ad un prezzo molto basso, a prescindere dal paese in cui si trova, e quindi ha lanciato una vera e propria rivoluzione in questo campo, cioè il campo delle batterie, con prezzi esorbitanti, $100 al kilowattora nel 2024, confermati peraltro da altre società. Recentemente ha annunciato che il prezzo delle batterie sarebbe a $100 a kilowattora. Naturalmente questo ha determinato una vera e propria rivoluzione a livello dei veicoli elettrici, cioè tutti i produttori hanno seguito, diciamo così, la direzione indicata da Musk. Ecco perché oggi c'è questo boom delle macchine elettriche. Le vendite dei veicoli elettrici sono 150 milioni nel 2040, secondo le stime. E si parla di 1300 gigawattore per l'accumulo stazionario. Sono cifre sensazionali, fenomenali. E dopo
tutto questo naturalmente anche l'Europa come continente ha cercato di sviluppare la sua politica industriale per accelerare lo sviluppo delle macchine elettriche, dei veicoli elettrici. E si è parlato molto di tassa CO2, nel senso che l'Europa ha emesso una regolamentazione e nel 2021, quest'anno, i veicoli circolanti devono consumare meno di 95 grammi di CO2 per chilometro. Questo è quello che l'Europa ci chiede. Vediamo le penali che sono determinate se questi vincoli non sono rispettati. Quindi, se Volkswagen non riduce le sue emissioni di CO2 nel 21-22, si beccherà una multa di molti miliardi di euro. Per cui i progressi sono veloci, sono rapidi verso i veicoli elettrici. L'Europa non si ferma qui. Che cosa ha fatto? Ha anche deciso quali sono le norme per il 2025-30, quindi 59 grammi. Questa è la situazione attuale. Ora il tema è questo. Ci saranno più veicoli elettrici, ma dove troveremo le batterie per alimentarli? E anche lì l'Europa si è fortemente coinvolta in questo processo. Come ha fatto Elon Musk, ha cercato di costruire queste gigafactories che sono sorte come funghi in Europa. Ce ne sono almeno una ventina nel nostro continente. Sono factories, quindi impianti dirette o create da Samsung, CATL, quindi società asiatiche o francesi. Ma l'investimento è massiccio. Perché? Perché oggi l'Europa dà soltanto 1%, fornisce solo 1% delle batterie nel mondo. E l'Europa, grazie a questa nuova politica espansiva, per assicurare la sua sovranità, vorrebbe passare dall'1 al 18%. Questo è il tema. C'è il tema anche della sovranità, con lo sviluppo anche della presenza dell'Asia in Europa, ma questo è un mio parere personale. Questi accumulatori che prestazioni hanno? Oggi riusciamo a controllare i processi chimici, ecco perché le batterie a ioni di litio, basati su materiali meglio sintetizzati, ci fanno ottenere più di 3 milioni di chilometri per veicolo elettrico, a condizione di fare soltanto una carica e ricarica al giorno. Quindi i progressi continuano, ma non possiamo pensare ingenuamente che c'è ancora spazio di miglioria. Adesso vorrei semplicemente farvi vedere le sfide e le innovazioni che direttamente sono davanti a noi. I challenge e le sfide sono tre almeno. Innanzitutto la densità di energia, l'autonomia del veicolo. Sicuramente lo sapete che l'energia non è mai troppa. Poi il tempo di ricarica e l'ecocompatibilità, cioè queste batterie come possono rispettare il tema del sviluppo sostenibile. Quindi c'è il tema della scienza, dell'innovazione, che naturalmente ci portano a nuovi materiali, a nuovi elettrodi, nuovi sistemi per rispondere a queste sfide. Arriviamo a fare un po' di chimica in questo senso. Diciamo che per quanto riguarda i materiali, sin dall'inizio, nel 91, il concept per quanto riguarda i materiali ad elettrodi per la chimica delle batterie a litio erano basati sul redox flow, quindi utilizzavamo la batteria, dovevamo togliere il litio e in blu questi cationi partecipavano al processo. Il nostro gruppo, al Collège de France, dal 2014, che cosa ha fatto? Ha trovato un altro sistema, un altro concept, e questa volta abbiamo i cationi blu che sono attivi e poi siamo riusciti ad attivare anche gli anioni. Grazie a questo abbiamo raddoppiato la capacità dei nostri materiali di elettrodi positivi. Quindi in questi ultimi 7-8 anni possiamo utilizzare dei materiali con densità energetica molto superiore, perché un materiale passi dal laboratorio all'industria, naturalmente ci sono tanti altri parametri da considerare.
e naturalmente ci sono società che si stanno occupando dello sviluppo industriale. Abbiamo parlato di elettrodi positivi, negativi nella batteria. Utilizziamo il carbonio meno sofisticato rispetto a quello presentato dal relatore precedente. Sono materiali comunque capaci di essere utilizzati nelle batterie al litio. Anche qui ci sono tanti progressi perché vogliamo sostituire il tutto con il silicio. Il silicio che ha una densità energetica, come vediamo, 10 volte superiore a quella del carbonio. Tuttavia, qual è la difficoltà? È che quando prendiamo il silicio e mettiamo dentro il litio c'è un'espansione del 300% e questo non è tollerabile per un materiale ad elettrodi perché ci sarà un problema di percolazione elettronica. E allora lavoriamo su un approccio nanometrico per ridurre questa difficoltà, e oggi gli accumulatori a base del 10% del silicio vengono prodotti e venduti per esempio da Panasonic. Quindi in termini di densità questo è il punto di situazione. Diciamo che la prospettiva è chiara, cioè negli anni futuri 2025 potremo arrivare a 350 kW. E questo è il nostro limite naturalmente di produzione. I costruttori automobilistici, i produttori, l'industria automobilistica non è soddisfatta e quindi vogliamo andare oltre questi 800 watt-ora per litro. E cosa stiamo facendo? Si parla oggi delle batterie allo stato solido, che sono un po' l'innamoramento che di tutti i costruttori, quindi sono batterie utilizzate in configurazioni bipolari e che sono oggi il tema centrale della ricerca. Vediamo qual è il guadagno che possiamo ottenere con una batteria. Un guadagno enorme di rendimento. E quindi oggi come oggi le ricerche si sviluppano velocemente. Questo progresso però è dovuto alla capacità di ricerca, è frenato dalla capacità di ricercatori di trovare questi nuovi materiali, questi composti che sono per esempio stati ritrovati, scoperti da un gruppo di ricerca giapponese nel 2011. Anche in questo caso naturalmente questo è uno dei progressi, ancora ci sono problemi di interfaccia che naturalmente sono ancora un incubo per noi quando facciamo l'elettrochimica dei solidi. C'è la scienza dei materiali che deve essere sviluppata, la scienza delle superfici, per creare delle particelle in cui andiamo a modificare lo stato di superficie. Questo è un campo molto eccitante, molto entusiasmante. Tutte le società lavorano alacremente. QuantumScape, per esempio, un consorzio di industrie fra cui Panasonic, Solid Power, insomma tutte queste società, tutte queste companies lavorano, fanno tanti annunci, ma in realtà i risultati ancora non sono lì. Quindi i costruttori automobilistici cercano di posizionarsi con una tecnologia vincente, stanno puntando tutti su vari tipi di nuove tecnologie. Naturalmente in tutti i laboratori del mondo, in tutte le industrie automobilistiche, in tutte le istituzioni si lavora sulle batterie allo stato solido. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, naturalmente gli esperti del campo pensano che questa tecnologia allo stato solido nascerà, diciamo, fra una decina d'anni. L'industria automobilistica vorrà sfruttarlo, ma da un punto di vista economico ci vorrà ancora molto tempo, ma le cose migliorano. Parallelamente possiamo aumentare il tempo di ricarica e parlando di questo possiamo confrontare quello che succede oggi per quanto riguarda i tempi di ricarica. Qui abbiamo quindi una
confronto fra i tempi di ricarica di un Renault e di una Tesla. In verde abbiamo il tempo di ricarica per la Renault e per la Tesla. Posso caricare 15% in 40-50 minuti. Con dei supercaricatori per la Tesla possiamo metterci 25 minuti. In questo caso quindi la cosa importante è che per ricaricare completamente un veicolo elettrico in 5-10 minuti è impossibile dal punto di vista fisico. Significa che in futuro bisognerà pensare a caricare soltanto il 50-80% della capacità e ci vorranno tante stazioni di ricarica, per esempio sulle autostrade. Questo è quello che vi volevo dire nella mia prima parte di intervento per quanto riguarda appunto le batterie. Adesso passiamo al secondo esempio, l'ecocompatibilità delle batterie. Anche in questo caso naturalmente si lavora secondo le direttive europee. L'Europa ha dichiarato che nel 27, 30 e quant'altro ogni batteria per ridurre la carbon footprint, ogni batteria appunto possa essere riciclata e che si possa dare a ogni batteria un passaporto elettronico. Questo è il modo di lavorare dell'Europa con le sue direttive, però purtroppo le direttive non danno soluzioni tecnologiche per arrivare a questi risultati e quindi noi che cosa facciamo? Che cosa fa la ricerca? Naturalmente la ricerca cerca di intervenire sull'impronta carbonica. Ci chiediamo se il veicolo elettrico è la migliore soluzione per ridurre le emissioni di CO2. Qui abbiamo la variazione dell'emissione di CO2 rispetto a quello che emette la macchina tradizionale e quella elettrica. Possiamo dire che la macchina elettrica emette forse più CO2 rispetto alla vettura termica. Se utilizziamo l'energia primaria proveniente da una centrale a carbone, è inutile costruire o utilizzare una macchina elettrica. Quindi dobbiamo vedere dove sono le difficoltà e che cosa succede per quanto riguarda la batteria. Quando parliamo di batterie, naturalmente la batteria ha un suo bilancio CO2. Vi sorprenderà, esso non è così basso in realtà. Quando costruisco una batteria da un kilowattora ho bisogno di 325 kilowattore di energia con un'emissione di 80-90 kg di CO2. Naturalmente il peso è inferiore, ma questo comunque è la difficoltà. Il problema è sapere cosa fare a livello dei materiali per risolvere questo problema ed è quello che vorrei mostrarvi adesso. Ebbene, a questo scopo guardiamo tutti i componenti di un accumulatore e vediamo come poter concepire il materiale. Innanzitutto prendere elementi molto abbondanti, quindi elementi come il manganesio e altri. Poi vedremo come si può aumentare la durata di vita di queste batterie, nonché il riciclaggio. E effettivamente questo sviluppo ha portato, vedete questa enumerazione, vedete tutti i tipi di batterie, le batterie a tutto solido, le batterie a ioni di zolfo o di sodio, la tecnologia più avanzata. Questa tecnologia è molto avanzata perché? Beh, innanzitutto perché è molto attraente per uno sviluppo sostenibile. Sappiamo benissimo che il sodio è molto più abbondante del litio. E allora ci possiamo chiedere, c'è un'innovazione se passiamo dal litio al sodio? Ebbene, come l'oratore precedente, mi riferirò a Giulio Verne, che in 20.000 leghe sotto i mari ha detto che il sodio, le pile al sodio, dovevano essere considerate come le più energiche e le meglio adeguate allo sviluppo sostenibile. Ed è quello quindi che è stato dimostrato a livello di laboratorio, in cui si può determinare e fabbricare delle tecnologie a ioni di sodio,
con materiali di elettrodipoli ionici, eccetera. Anche qui sono state ricerche molto lunghe ed è stato necessario confezionare un elettrolite con più di 4 o 5 elementi chimici per arrivare alla stabilità, ma ci si è potuto riuscire con una ciclabilità importante, con un autoscarico debole e una potenza più importante di quello che si ottiene oggi con il litio. E queste ricerche in 5-6 anni hanno portato alla prima creazione di una filiera con la tecnologia del sodio e oggi abbiamo, si possono raggiungere dei contratti di 1,8 megawatt, però la più importante compagnia cinese ha annunciato che da luglio avrebbe proceduto a questa stessa, all'applicazione di queste stesse tecnologie. Poi vogliamo batterie che abbiano una durata di vita più lunga. E questa è una parte della ricerca che ci appassiona, che portiamo avanti da 3 o 4 anni, che consiste nell'introdurre intelligenza nel cuore di queste batterie. E perché? Perché a livello dei laboratori sappiamo, grazie alla microscopia, possiamo esaminare cosa accade a livello di laboratorio, però a livello di sistema la batteria rimane una scatola nera. E se vogliamo pensare alla seconda vita delle batterie, ci vorrà una affidabilità enorme e si tratta di vedere come si può migliorare il sistema, quali sono gli elementi che dobbiamo controllare per avere dei sistemi di gestione, migliore gestione delle batterie, cioè come poter dare una duplice funzionalità ad una batteria. Ci ispireremo dal campo medico in questo caso e come in campo medico inseriremo dei sensori all'interno di queste cellule, di queste cellule che ci permetteranno di conoscere la vita privata di queste batterie. Ed è quello che è stato fatto e dimostrato. Ci sono tecnologie piuttosto frequenti, abbiamo utilizzato dei sensori ottici come in questo caso, li mettiamo all'interno della batteria e poi vedete il potenziale, voltaggio e temperatura. Vedete questo picco molto importante. Questo picco è fondamentale nella durata di vita delle batterie. È la SEI che gestisce la durata di vita della batteria. Si tratta di una reazione chimica, ma grazie ai sensori è anche possibile avere accesso alla pressione. Vedete la reazione chimica con temperatura e pressione. Quindi, grazie a questa tecnica, oggi si può determinare quali sono i migliori elettrodi e avere anche delle batterie con migliori prestazioni. E l'ultimo progresso notevole è che grazie a queste tecnologie dei sensori, oggi si può andare a esaminare la chimica, vedere quali specie si formano all'interno degli accumulatori e la furbizia è stata quella di cambiare fibra ottica, passare a fibre ottiche trasparenti in cui le molecole sono attive e in questo modo si può sapere in che modo può invecchierà una batteria. Vi ho mostrato questi diversi metodi di diagnosi che hanno senso se sono accompagnati con metodi operativi, perché effettivamente se in un paziente si individua un tumore bisogna prevedere una cura ed è quello che facciamo. Abbiamo quindi un programma di diagnosi ma anche un programma di autoriparazione e a livello dell'autoriparazione si cercano di sviluppare delle membrane che dovrebbero contenere degli agenti autoriparatori che potrebbero essere immessi nella batteria in caso di panne. Servono a identificare le lesioni e
ci siamo ispirati da quanto avviene nel corpo umano. Se guardiamo il corpo umano, infatti, vediamo che è ricco di casi in cui c'è un'autoriparazione. Se uno si taglia la pelle guarisce da sola. Quindi prendiamo questa membrana cellulare, vediamo che è costituita da strati lipidici che separano la parte intracellulare da quella extracellulare. All'interno ci sono dei canali proteici. Se guardiamo come è costituita la membrana, vediamo che è costituita da un agglomerato di proteine a scala molecolare che interagiscono, ed è questa è la chimica sopramolecolare. Ebbene, stiamo sviluppando questo tipo di chimica appunto per concepire nuove membrane, e l'agente che abbiamo scelto è molto conosciuto, la cilodestrina, che ha questa forma imbuto con funzioni bipolari e che è in grado di intrappolare degli anioni, e grazie a questo si possono concepire delle membrane che secondo la temperatura vanno a intrappolare o a liberare questi anioni, e questo grazie a uno stimolo, cioè alla temperatura. E grazie a queste membrane e grazie a queste molecole possiamo costruire delle architetture molto eleganti per far meglio funzionare gli elettroni. Ed è quanto abbiamo fatto con questo tipo di molecole, nelle quali adesso infiliamo la cilodestrina lungo una catena di polimeri per fare delle collane molecolari, come le chiamiamo. E tutto questo consente di disseminare le varie distorsioni all'interno delle particelle di silicio. E quanto facciamo oggi? Secondo noi, fra 10 anni, le batterie saranno diverse da quelle di oggi. Non ci sarà soltanto l'elettrodo positivo ma è negativo, e ci sarà anche un'uscita analitica grazie alla quale si potrà avere accesso a tutti questi parametri, e tutte queste informazioni verranno inviate ad un sistema di gestione che viene chiamato BMS, e tutto questo sarà trascinato da algoritmi dell'intelligenza artificiale. Ecco quindi qual è l'idea a lungo termine di quelle che potranno essere le batterie. In questo modo si dovrebbe poter avere un migliore utilizzo e una migliore durata di vita di queste batterie, e avere questo famoso passaporto elettronico, perché tutti i sensori verranno messi sulla stessa fibra ottica. E questo è importante. Sarà necessaria una forte affidabilità di queste batterie, soprattutto se vogliamo usarle come energie rinnovabili. Ebbene, se ci riusciamo potremo avere delle importanti quantità di energie. Parliamo di 7 tetrawatt al vettura per 140-240 milioni di vetture elettriche nel 2030. Ora vorrei, prima di chiudere, spiegarvi quanto viene fatto a livello della possibilità di riciclaggio. Prendo come esempio la plastica. Se guardate la storia della plastica, negli anni 900 hanno scatenato l'euforia perché potevano essere utilizzati in tanti campi. Negli anni 2000 la plastica è diventata un incubo a livello dell'inquinamento. E a che punto siamo oggi? Ecco un veicolo elettrico, e il nostro scopo è quello di anticipare la storia. Pensiamo al 2025, ci sarà una capacità di 700 gigawattora, più o meno 5 milioni di tonnellate di batterie da riciclare l'anno. Quindi bisogna agire rapidamente per anticipare il riciclaggio di importanti volumi di batterie. Stiamo quindi rivedendo i processi di riciclaggio, cerchiamo di trovare metodi diversi
utilizzare una nuova chimica che ci permetterà di sviluppare dei processi diretti e molto più efficaci e rispettosi dell'ambiente. Cerchiamo anche di riconfigurare gli accumulatori, cioè di cambiare l'assemblaggio che dovremmo cercare di avere una batteria di tipo Lego in cui si potrebbero cambiare degli elementi indipendenti. E per concludere vorrei riassumere le grandi tendenze. C'è tutta una chimica che richiede molte ore di ricerca che non ho approfondito. Innanzitutto a livello di elettrodi, a livello dei conduttori ionici, a livello degli elettroliti. E nel caso del riciclaggio c'è tutta una chimica che stiamo usando, una chimica complessa basata su delle reazioni a bassa temperatura. E poi la complessità dei sistemi intelligenti. A livello dei sistemi di autoriparazione che si basano tutti sulla chimica sovramolecolare. Ecco quindi le ricerche che sono in corso in questo campo delle batterie, che sono basate su una chimica molto importante. Lo scopo è quello di arrivare alla neutralità climatica per il 2050. Infine, vorrei chiudere su un messaggio. Spero avervi dimostrato come la sinergia fra le conoscenze scientifiche fondamentali e tecnologiche a livello dei materiali è essenziale per la ricerca sulle batterie. Ma vorrei lasciare l'ultima parola a Jacques-Yves Cousteau, che diceva: la ricerca applicata genera dei miglioramenti ma non dei progressi. I grandi progressi scientifici nascono dalla ricerca di base. Condivido quanto pensava Cousteau, perché per arrivare all'innovazione ci vuole la ricerca di base. E bisognerà non dimenticare questo principio fondamentale. Grazie per l'attenzione. Grazie al professor Trascon per questa bellissima presentazione che ci ha fatto vedere un po' la storia delle batterie fino alle batterie intelligenti, che sono effettivamente molto affascinante come prospettiva. Io direi che adesso abbiamo tempo per qualche domanda, una per ciascuno dei due oratori. A Maurizio Prato volevo chiedere, tu hai mostrato che l'efficienza del vostro sistema è circa l'1,3%, quindi è grosso modo l'efficienza della fotosintesi naturale, che è tra lo 0,1 e l'1%. I costi ovviamente immagino siano nettamente superiori, e quindi quale dovrebbe essere l'efficienza di un elettrodo artificiale per riuscire a essere competitivo con quell'idea che poi è l'unica a cui si è pervenuti adesso, di avere 1.000 miliardi di alberi, che non è un'idea tecnologicamente particolarmente innovativa, semplicemente si dice sfruttiamo la fotosintesi naturale. Quindi cosa dovrebbe essere l'efficienza per rendere questi processi economicamente competitivi? È una domanda molto difficile alla quale non posso rispondere, perché in realtà non abbiamo mai fatto il calcolo dei costi dei materiali coinvolti, e quindi è una domanda che mi trovo impreparato. Diciamo che il confronto con le altre tecnologie messe a punto dagli altri laboratori fa vedere che il nostro sistema è sicuramente più avanzato. Di dire a che percentuale riusciremo ad arrivare e quando sarà vantaggiosa dal punto di vista energetico, questo è un po' difficile. Quello che posso anticipare è che stiamo preparando degli elettrodi molto più porosi, sui quali può essere inserito molto più materiale, quindi ci aspettiamo di
aumentare sicuramente la resa in tempi brevi, però quanto questa possa essere competitiva dal punto di vista economico, questo non lo so dire. Grazie. Invece a Jean-Marc Tarascon volevo chiedere, hai parlato delle batterie al sodio, che ovviamente sono, diciamo, una risposta al problema della criticità del litio. Dicevi anche che ci saranno tra le 140 e 230 milioni di auto elettriche a batteria nel 2030, però attualmente il parco auto mondiale è circa 1,5 miliardi, quindi 10 volte tanto. Cioè, quindi la domanda è: quanto potremo sfruttare il litio per sostituire l'intero parco? Dovremo recuperarlo o sarà più promettente la tecnologia delle batterie al sodio, che in parte è ancora in via di sviluppo? Innanzitutto, le batterie al sodio hanno delle performance e delle prestazioni molto interessanti dal punto di vista della potenza, ma come densità di energia sono inferiori come potenza appunto a quelle al litio. Quindi la tecnica al sodio non verrà mai utilizzata sulle macchine. Il mercato è un mercato di potenza in questo momento, come abbiamo detto. C'è questa tassa europea sulla CO2, quindi nel panico tutti i costruttori automobilistici europei cercano di passare alla tecnologia mini ibrida, che potrà sfruttare la potenza del sodio ione, degli ioni di sodio. Per quanto riguarda il litio, è l'oro nero del futuro, è molto abbondante e quindi in questo caso delle scoperte di riserve di litio potrebbero semplificare la situazione. Oltre alla Bolivia o all'Argentina, oggi c'è la Cina che estrae molto il litio, anche in Francia, anche in Europa, quindi ci sono giacimenti. Il litio lo possiamo anche riciclare, questo è importante. In Europa le norme per il 28-30 ci dicono che le batterie devono essere riciclate a livello di 7-8% di litio. Quindi non mi preoccupo tanto di quelle che sono le quantità di litio in questione, che sono limitate. Il riciclaggio è importante, c'è poi anche il miglioramento dei materiali, quindi la densità energetica che aumenta e quindi la quantità di litio per kilowatt diminuisce. Siamo passati da 83 grammi per chilo a cifre molto inferiori. Dobbiamo naturalmente essere attenti, fare attenzione. L'Europa comunque può chiedere di aumentare la quantità di litio riciclato al di là di quello che chiedono le norme attuali. Il litio è un elemento leggero e quindi chi fa riciclaggio di litio riciclerà il metallo pesante prima di riciclare il litio. E quindi questo può essere un tema, un ostacolo, un tema dirimente. E varie compagnie, le varie società chiedono qual è la migliore tecnologia, quindi vorrei sapere quali sono i vantaggi comparativi e qual è la differenza per cui una soluzione sarà scelta rispetto all'altra, quindi fra idrogeno e le altre tecnologie. Grazie per questa domanda molto difficile. Cercherò di rispondere. La differenza tra le due tecnologie è che il litio è ricaricabile, la pila combustibile no. Viceversa, la pila combustibile ha una grande potenza, quindi può percorrere maggiori distanze. Oggi la pila combustibile ha un prezzo al kilowattore quadruplo rispetto alla batteria al litio e quindi apparentemente oggi come oggi privilegeremo le batterie al litio per i veicoli autonomi.
ma quando avremo maggiore capacità da soddisfare opteremo per la pila combustibile. Ecco perché nei bus, negli autobus, nei camion abbiamo un maggiore sviluppo di pila combustibile. Le due tecnologie progrediscono, però a lunga distanza penso che la pila a combustibile sarà privilegiata come tecnologia perché ha una maggiore densità energetica. Questa comunque è la mia opinione, che però condividono altri colleghi. La difficoltà qual è? È che oggi come oggi non c'è bisogno di un'infrastruttura troppo complicata per la batteria al litio, mentre invece per la pila a combustibile naturalmente l'infrastruttura ci vuole, perché dobbiamo attrezzare il nostro territorio, i nostri paesi con stazioni di idrogeno. Alcune società stanno già pensando di farlo, ma l'ammortamento si fa su 30-40 anni. Questa opzione è sostenibile, diciamo, ma in futuro, e sarà necessaria perché abbiamo sempre più bisogno di energia e non bisognerebbe mai mettere in competizione due tecnologie, perché secondo me sono complementari. Ognuna avrà il suo settore di utilizzo. Non so se ho risposto alla sua domanda. Attualmente è prodotto dal petrolio, quindi è prodotto liberando CO2 attualmente, quindi bisogna anche creare una tecnologia per produrre l'idrogeno da elettrolisi, e quindi con, che attualmente è in via di sviluppo ma non è ancora completamente, diciamo, approntata. Sì, certo. Il professor Prato può rispondere. Oggi si parla molto di idrogeno, di idrogeno green e di idrogeno verde. Bene, esso è prodotto, come si diceva prima, attraverso l'elettrolisi o elettrolisi, e naturalmente il problema è che le rese sono del rendimento del 30%. Come aumentare questo rendimento? E quindi c'è questo approccio interessante. Però anche in questo caso c'è una limitazione tecnologica. Malgrado questo, comunque ci sono molte speranze riposte sull'idrogeno green, sull'idrogeno verde. Naturalmente in Francia si vuole utilizzare l'idrogeno verde associato al nucleare ad alte temperature, perché se si fa così si avranno dei rendimenti migliori. Quindi si stanno sviluppando già in Francia delle filiere in questo senso, quindi associando il nucleare all'idrogeno. Sì, possiamo anche parlare di auto a idrogeno come combustibile. Questo naturalmente ha bisogno di ulteriori miglioramenti tecnologici, perché per esempio si parla di idrogeno per i motori delle navi. Molte navi non possono emettere carburante, non possono emettere gas nocivi, e quindi si parla di idrogeno per le navi, ma questo prevede di utilizzare l'idrogeno come liquido, non come gas. Per liquefare l'idrogeno bisogna raggiungere temperature molto molto basse, e quindi c'è bisogno di fornire moltissima energia per poter raggiungere questo obiettivo. Quindi diciamo che secondo me siamo in un momento di transizione estremamente importante, dove la tecnologia, non solo la chimica ma anche la tecnologia, giocherà un ruolo importantissimo, e quindi anche l'ingegneria, per esempio, di questi sistemi. Grazie. Ci sono altre domande, commenti, osservazioni? Prego. Buonasera, grazie per queste bellissime relazioni. Volevo chiedere un parere su un tema che non è stato trattato. Visto che il problema principale è l'accumulo di anidride carbonica, l'effetto serra, quali sono le prospettive di poter, diciamo, almeno in parte
calmierare il sistema, diciamo, studiando dei sistemi per catturare l'anidride carbonica, tema che, diciamo, io, di cui io ho sentito parlare anni fa in una di queste conferenze da Carlo Rubbia, quello cioè di catturare l'anidride carbonica e naturalmente quantità immense di anidride carbonica. Ma avete un'idea, avete una opinione su questa via? Perché naturalmente catturare l'anidride carbonica ci consentirebbe di continuare a usare diciamo, il gas, il metano e il petrolio con notevoli vantaggi, insomma. Avete un'opinione su questo punto oppure è inutile parlarne? Beh, diciamo, c'era stato questa idea di catturare l'anidride carbonica e di metterla al posto del petrolio che veniva estratto, perché ovviamente c'è bisogno di moltissimo volume per stoccarla. Sì. Credo che sia un argomento molto difficile dal punto di vista tecnico, perché è difficile immaginare come si possano stoccare tutte queste quantità di anidride carbonica. Non so se tu, Gianfranco, che sei esperto di anidride carbonica. Ma, cioè, in realtà la tecnologia per recuperare l'anidride carbonica dagli impianti dove viene prodotto in modo concentrato esistono già. Cioè da una, per esempio, da un cementificio o da un impianto industriale si usano delle ammine o delle sostanze dove viene catturata e poi dopo viene liberata. Dopo cosa farne è un problema ancora aperto. Attualmente si pensa di stoccarla sottoterra, però perché non c'è una tecnologia per riutilizzarla. In realtà, se avremo l'idrogeno in qualche forma prodotto con rinnovabili, le tecnologie per trasformare CO2 e idrogeno in combustibili solari ci sono, attraverso dei catalizzatori è possibile ottenere quei processi di cui parlava Maurizio Prato. Il problema grosso è recuperare la CO2 dall'aria, perché lì, essendo in forma molto molto diluita, bisogna farla riciclare varie volte su dei filtri con dei consumi energetici enormi. Io personalmente ritengo che se non riusciremo a riciclare e a ricatturare la CO2, il problema ambientale e climatico non verrà risolto, anche perché attualmente abbiamo sentito dire che si andrà verso un azzeramento dell'emissione per il 2050. A me sembra molto improbabile, perché oltre al problema energetico, cioè la CO2 viene prodotta in tanti altri processi, produzione del cemento, produzioni industriali, eccetera, eccetera, consumo di suolo, perché la popolazione è aumentando, è vero che adesso hanno detto di piantare tanti alberi, però di fatto sottrae terreni. Quindi, e quella che c'è in circolo adesso rimarrà ancora per decenni. Quindi il problema, secondo me, del recupero della CO2 prima o poi diventerà un problema centrale se vogliamo veramente in qualche modo ridurne la quantità in atmosfera. Sì, se posso dire una cosa, mettiamo qualche cifra. Oggi 40 decatoni di CO2 sono prodotti ogni anno. Bisognerebbe quindi costruire 10.000 acquifere per soddisfare questo sistema di cattura del CO2. Quindi è infattibile. Poi, per quanto riguarda le applicazioni, come ha detto il professor Prato, c'è la stessa ricerca che si fa parallelamente utilizzando la fotoriduzione del CO2, che è addirittura più complicata della fotoriduzione dell'acqua. Questi sono elementi di ricerca in corso, ma giustamente diciamo che si fanno così tanto per farlo, ma poi i rendimenti, l'efficienza è molto molto bassa. Si pensa a catalizzatori con metalli organici o nei prodotti chimici utili per la farmacia, per l'industria farmaceutica o la chimica. Au micro, merci. La cattura dell'anidride carbonica sarebbe, diciamo, in parte fatta con questi miliardi di alberi che si dovrebbero, però
quello che io ho letto, insomma, no, è che la quantità di ossigeno prodotta naturalmente, biologicamente, almeno per il 60%, se non più, viene dalle microalghe oceaniche, diciamo. Ecco, non c'è, io non lo so, ma insomma forse nemmeno voi, diciamo, non c'è un sistema per aumentare molto l'efficienza delle microalghe, diciamo, negli oceani, per aumentare la quantità di anidride carbonica catturata. E quello è un problema che, come avete detto anche voi, prima o poi diventerà cogente, insomma, diventerà importante. Sì, siamo andati su problemi veramente globali e complessi, cui ovviamente per adesso non ci sono ancora delle risposte. E non so se ci sono altre domande o altre osservazioni. Altrimenti mi sembra che abbiamo avuto due eccellenti presentazioni, un ottimo dibattito, abbiamo capito che i problemi sono complessi, che la chimica però è centrale effettivamente su questi temi, quindi o la chimica riuscirà a dare delle risposte importanti, certe, se no l'umanità rimarrà ancora abbastanza impigliata in questi problemi. Quindi io ringrazio i due oratori, ringrazio l'ambasciatore, il presidente Licei, presidente dell'Accademia, Académie des Sciences, e tutti voi che avete partecipato, e grazie e buona serata.